Abbiamo un ospite, quindi sì. Iniziamo subito questa super puntata giovanissima, ma di grandissimo talento, di grandissimi riconoscimenti. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno. Davide ciao, Vigore, regista, ciao, ovviamente. È un pezzo ritorno di cuore il suo. da parte mia. Preso un po' per i capelli, Davide, perché io ho visto questo cortometraggio che ha realizzato per l'Università di Enna. Non è assolutamente pubblicità che voglio fare, ma da ennese e quindi da colui che non deve mai rinnegare le proprie radici. Spiegavo, Davide, che il martedì è giornata di mercato da noi. Esatto. Ma ancora, ma anche siamo i giovani la sanno questa cosa, che il martedì è giorno di mercato? Sì, diciamo che quando uno voleva rimanere a scuola, il mercato di Ennata Montesalvo era ambito per non andare a scuola, era un luogo di incontro affascinante, quindi sì, oh. Quando... Beh, lui vede sempre l'aspetto romantico da cineasta, deve farlo. Senti Davide, no, torniamo alle cose belle. Tra l'altro devi sapere che Enna si sta candidando a capitale della cultura, quindi c'è tanto fermento. Credo che questo lavoro l'ho definito un regalo, un dono, perché lo è quando si è legati alla propria terra, alle proprie origini, e tu hai fatto anche un percorso professionale che ti porta a dare anche un contributo al territorio, come ha fatto Davide. Quello poi è la chiusura anche di un cerchio. Poi se ci metti anche, quando hai aperto hai detto che è una puntata di giovanissimi ragazzi, lui è giovanissimo, Davide, ha fatto il centro sperimentale, tanta roba nel suo curriculum. E poi mi ha mandato il link di questo cortometraggio bellissimo, di cui faremo vedere il trailer con Mirko fra poco. Vorrei, Davide, che ce lo raccontassi, e poi parliamo ovviamente a meno di 48 ore dell'ultimo riconoscimento che hai avuto con Dream. Sì, no, in realtà è stato un lavoro molto bello, perché come dire, secondo me l'operazione più difficile è riuscire a scavare nei propri ricordi, quindi quando giri qualcosa che ti riguarda da vicino, che è casa tua, è sempre complesso. Il presidente Cataldo Salerno della Lusta Core di Enna mi ha contattato perché voleva che girassi uno spot per l'università. Solo che io, diciamo, non sono capace a fare gli spot, insomma, non è il formato che io so usare. Allora non è il taglio tuo. Esatto. Allora, se devo farlo io, insomma, voglio farlo a mio modo, e non voglio fare un lavoro promozionale, perché insomma, non sono un pubblicitario, ho voluto raccontare quello che capita più o meno a tutti quando si viene da un piccolo centro che però ha in qualche modo una sua magnificenza, una sua unicità, però a volte il lavoro e le passioni e i sogni ti portano a lasciare i piccoli centri per frequentare le grandi città. Però io credo che tutti quanti, davanti a un treno, a un aereo, a una valigia, ci siamo chiesti se davvero lo straordinario si annida su quello che andiamo a scoprire, oppure quello che in realtà veramente stiamo lasciando. E quindi, diciamo, i due protagonisti che si perdono in questa notte ennese sono due ragazzi, uno che è ennese, che ha lasciato la città, e uno invece di fuori, che è venuto a studiare ad Enna, e dibattono qual è il vero luogo, e probabilmente nei piccoli centri, come si vedrà nello spot, annida un certo straordinario, e quindi bisogna dare fiducia a questi posti, quindi non scegliere di base di andare via, perché lo straordinario può anche annidare nei piccoli posti. Bravissimo, bellissimo, bellissimo. Poi vabbè, ho un po' i brividi, perché poi per me davvero è uno sguardo all'indietro. Io, tra l'altro, non come te, che hai lasciato Enna per no, venire no, a Palermo. No, io non l'ho non... lasciata per esigenze lavorative. E che c'entra? Dovevi rifiutare, dovevi rimanere attaccato alle radici. Ho già dato. Diamo spazio anche alla musica, sì. Scherzi a parte, continuiamo a parlare con Davide Vigore anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In. Vogliamo vedere le immagini? Allora guardiamo insieme. Signori e signori, è il comandante che vi parla. Mettetevi comodi, stiamo per atterrare. Io nella vita ho sempre voluto solo una cosa: poter volare.
Il destino non lo trovi all'incrocio di una strada. Brava Giulio, ci vediamo martedì a lezione. Grazie. Ecco cos'è il coraggio. Credere ottusamente nel futuro. Io sono Vienna, però ho lasciato la città un po' di anni fa. La fuga. Tutti tendono ad andare via. Beh, è necessario però. Sei proprio sicuro? Sicuro di non avere nulla da raccontare qui? È che io ho paura di scoprire che andarmene è stata la scelta sbagliata. Nella vita, anche se per una volta, devi scegliere di non avere paura. Dicevo, devi dare fiducia a questo posto. E tu? Sei pronto a volare? Ed eccoci rientrati dopo aver ascoltato Harry Styles ed aver ammirato, mentre eravamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, queste immagini che ci hanno mostrato un romanticismo pazzesco. Vedi che bella. E poi ritorniamo anche al discorso dei giovani, perché il primo messaggio va rivolto veramente a chi deve pensare al proprio futuro. E forse è lì uno dei nodi cruciali, che c'è chi pensa già escludendo a priori la possibilità di avere delle possibilità a casa. Davide, forse è proprio quello che è uno dei punti di partenza. Sì, Elena, hai colto perfettamente qual era l'idea, perché uno quando viene da un piccolo paesino tende già a escludere una vita proprio nel paesino. Io sono stato il primo che per seguire un sogno che era quello di fare il regista dovevo lasciarlo, perché dovevo studiare, dovevo formarmi, dovevo conoscere il mondo. Però più delle volte non è un caso che quando scrivo, quando cerco certe ispirazioni, torno proprio ad Enna, per esempio, a scrivere. Quindi magari questo ci fa capire che l'impeto giovanile ti porta sempre, no, alla ricerca del mondo. Però secondo me nel proprio luogo di origini bisogna tornare. Diceva un grande scrittore, che ora non ricordo bene il nome, forse di tre, diceva: bisogna sempre cercare la via della casa del padre. E quindi secondo me questo è anche un modo per avere a che fare quando si era di bambini, con le proprie origini. E lo spot, insomma, seppur in tempo breve, cerca di solleticare questa riflessione. Eliana, permettimi un po' di raccontare in grande sintesi un po' il percorso che ha fatto Davide, oltre a una intensa attività a scuola di corti, di lungometraggi, del suo lavoro nel 2014 Fuori Gioco sulla storia di Maurizio Schillaci, una storia veramente incredibile. E poi ha fatto La Viaggiatrice, ha fatto un'esperienza straordinaria con il premio Oscar Paolo Sorrentino nel film L'Ora, e ancora un connubio che continua, un sodalizio che è molto molto proficuo con Daniele Cipri, con La Bellezza Imperfetta, adesso con Dream, e lui è reduce adesso di questo importante riconoscimento, miglior regia mi pare, miglior fotografia e migliore attrice con La Splendida Camarrone. Mi sa tanto che stai comprando altre vetrinette dove mettere tutti questi premi, Davide. Beh, una delle fortune è che io, appunto, cioè, per il discorso del valore di casa, li spedisco quasi sempre ai miei genitori, perché non ho genio di spolverare tutti i premi, quindi insomma sono tutti a casa dei miei loro genitori. Loro si prendono cura dei tuoi premi. Esatto, diciamo, non, diciamo, sì, qua dietro ne ho qualcuno, qua nella mia casa
a Roma ne ho qualcuno, però insomma me ne guardo bene perché sono sempre pregni di polvere, quindi li porto a casa, E io che porto a casa pensavo che mi dei miei. avresti risposto: no, i premi devono stare a Enna, dove tutto è iniziato insieme alla mia passione. Me l'immaginavo un po' così la risposta. No, il rischio è che poi sembro troppo romantico. Ah, Siccome ok. ho questo grande difetto, cerco poi di creare il freno a mano e di Giustamente, c'è anche una nasconderlo. reputazione da difendere. Esatto. Davide ha creato anche una casa di produzione con un collega di corso, con Giovanni Rosa. Siamo in chiusura di questa bella chiacchierata. Davide, ti faccio io la domanda di rito: a cosa stai lavorando? Come No, vabbè, è giunto il momento appunto di scavallare all'età adulta, che è un po' il tema che racconta Dream. Quindi, per un cineasta, frequentare l'età adulta è quella di fare il lungometraggio. Quindi, Il ho la grande fortuna. passo. Eh sì. Ho la fortuna di aver chiuso un importante accordo con un'importante casa di produzione e quindi È insomma fondamentale. e quindi diciamo che posso affermare che tra poco inizierò appunto i lavori. Non posso dire molto Di diciamo perché scrittura. sì, no, sto già scrivendo, ho già un produttore che ha apprezzato il soggetto, quindi ora sono in fase di scrittura, e quindi sono delle ottime basi per il lungometraggio, quindi così anche io posso abbandonare definitivamente l'età fanciullesca e affacciarmi all'età adulta, almeno registicamente parlando, quindi Ma chissà ma un poi che futuro non. indizio ce lo puoi dare? Non neanche una Ah. parola, che tu la lanci lì nel vuoto e poi noi iniziamo a riflettere su che cosa potrebbe affiancarsi a questa. Una parola, non è che ho chiesto una frase, un È argomento. molto vicino, parte molto dal Dream, che è l'ultimo corto che ho fatto, quindi insomma ci sono quelle atmosfere. Quello che mi piacerebbe raccontare è che tutti quanti nella vita cercano solo una cosa, avere la propria occasione. Quindi insomma questo è un po' il tema che aleggia sotto questo progetto che sto scrivendo. E noi Ok, ti grazie. facciamo tanti tanti auguri, chissà che poi non ritorni all'amore originale del documentario, visto il Leone d'Oro a Laura Poitras, poi se vuoi ne Ah, parliamo, questa è perché un'altra ha cosa lavorato con pazzesca. noi durante il periodo di Manifesta, e quindi che sia un documentario, dopo quello vinto da Gianfranco Rosi con Sacro Gra, questa è la conferma che il cinema, in particolare il documentario, non è assolutamente un cinema di serie B. No, assolutamente, non escludo. Io in realtà quando scelgo se fare un documentario o un film, insomma, è un po' come un vestito per una serata. In base Ecco. alla storia capisco se è meglio mettere un jeans oppure giacca e cravatta, quindi Ma ai, che dipende. bella questa metafora. Ma c'è uno dei due che ami di più in cui ti senti più comodo? Nella vita non amo la giacca e la cravatta, però, come dire, nel cinema, più il cinema di finzione, perché io parto molto dalla scrittura, quindi sono uno che parte molto dalla scrittura. Non che il documentario non abbia scrittura, però mi piace più avere un controllo totale di quello che faccio. E questo controllo totale della finzione ce l'ho grazie al fatto che abbia fatto tanto cinema del reale. Il cinema del reale mi ha fatto conoscere la realtà e quindi grazie al cinema del reale ora ho la capacità di poterla manipolare con la finzione. Però mi trovo più a mio agio in un cinema di finzione dove riesco a scrivere, perché la mia vera passione è la scrittura, è dove passo le mie 8-9 ore giornaliere in questo stanzino a scrivere. Quindi la finzione sicuramente mi solletica di più. Però sono d'accordo col direttore che il documentario, quelli belli, riescono ad arrivare anche laddove la finzione non arriva. Quindi il documentario è uno strumento straordinario di racconto. Vedi? Evviva, Davide, noi siamo siamo felici di orgogliosi. averti avuto nuovamente qui con noi, perché quando ti abbiamo di nuovo vuol dire che sono successe altre cose Esatto, belle, e perché se no, meritava, se uno fa cose brutte una volta e basta e e non li incontriamo meritava. più. Invece, in questo caso, per Allora fortuna. ci vediamo prestissimo, cioè, Esatto, diciamo, in vedi? base alla tua filosofia spero di vederti prestissimo allora. Esattamente. Allora, presto, Davide Vigore. Grazie mille, è stato un Ciao, piacere. Ciao, Dai. Ciao, ciao, buona caro. giornata. Ciao, Torniamo ci fra sta. pochissimo, c'è la pubblicità, conosceremo un'altra giovane artista, qui passiamo dall'altra parte, un'attrice, è stata premiata.